Benvenuti a questa edizione di FMTG. Si è svolta giovedì 7 settembre la prima giornata del convegno internazionale di studi Luigi Vanvitelli, il maestro e la sua eredità 1773-2023. Vediamo le interviste all'assessore alla cultura Chiara Biondi e al direttore generale Reggia di Caserta Tiziana Maffei. Allora, sicuramente le celebrazioni per i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli iniziano oggi, ufficialmente nelle Marche, con questo convegno di studi internazionali che cercheranno di tracciare proprio l'identità di questo grande artista, architetto, ingegnere, musicologo, inventore, veramente un uomo a 360 gradi che ha comunque con la sua inventiva, con la sua creatività tracciato veramente la storia, credo, dell'ingegneria e dell'architettura dell'Italia inevitabilmente e non solo. Sicuramente è possibile perché partendo proprio da oggi e dal convegno, dagli interventi autorevoli di grande spessore verrà credo tracciata l'immagine di una figura, quella di Luigi Vanvitelli, che consente innanzitutto a noi anche come marchigiani di essere particolarmente orgogliosi perché ha lasciato delle tracce importanti nel nostro territorio che da Ancona credo che sia forse il simbolo più importante della sua opera, che è appunto la Mole Vanvitelliana, ma fino a spingersi anche nell'entroterra, pensiamo Pesaro, Fano, Macerata e non ultimo Loreto, dove è a lui attribuita sia il campanile della Basilica, quindi della Santa Casa, che una parte anche del Palazzo Apostolico. E inevitabilmente la traccia che lui ha lasciato consente non solo agli studiosi ed appassionati comunque di questa figura, ma anche a turisti che amano comunque l'arte, di potersi avvicinare ai nostri luoghi, di vederli magari anche sotto un altro punto di vista, proprio da quello che emergerà all'interno di questo convegno di studi. Un convegno che appunto apre a quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissi come Regione Marche a seguito di un importante protocollo d'intesa che è stato proprio sottoscritto tra la Regia di Caserta e appunto la Regione Marche, proprio per studiare, approfondire, valorizzare ed analizzare l'opera di Luigi Vanvitelli. Sia sicuramente nelle Marche ma anche appunto in altre regioni, tra cui Caserta. Quindi credo che questo convegno di studi serva proprio anche a unire due regioni, la regione Marche e la regione Campania, proprio nell'ottica di una valorizzazione veramente di questo grande artista, importante per le Marche e non solo. Vanvitelli è il legame in questo paese, in regioni importanti, la regione Marche, la Campania e Lazio, per le opere che ha lasciato. E parlare di Vanvitelli a 250 anni dalla sua morte significa anche omaggiare l'impegno e le sue opere materiali, ma anche l'eredità immateriale che ha lasciato. Quindi non potevamo come Museo Reggia di Caserta non promuovere e sostenere un programma di valorizzazione per le celebrazioni che fosse aperto a livello nazionale e internazionale. Il programma di celebrazione è nato con tre linee di azioni precise: conoscenza, divulgazione e sensibilizzazione. La conoscenza è un elemento fondamentale non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per affrontare il tema del restauro e del riadeguamento funzionale di questi grandissimi monumenti, complessi monumentali. Sta accadendo per la Reggia di Caserta e quindi noi concluderemo le celebrazioni a marzo con un convegno dedicato al cantiere dei cantieri della Reggia di Caserta, ma credo che sia anche un'opportunità per la Mole Vanvitelliana e per tutti quegli spazi realizzati da Vanvitelli, riuscire a conoscere meglio, approfondire meglio tecnica, ispirazione, valori di questo grande artista in modo tale da agire nella contemporaneità con maggiore consapevolezza. Denunciate due donne rom, una di 52 anni e l'altra di 27, sospettate di un furto in una gioielleria di Fermo con un danno stimato intorno ai 60.000 euro. I carabinieri, grazie ad un'azione coordinata con i militari di Osimo, hanno recuperato una preziosa refurtiva all'interno dell'abitazione di una delle due sospettate. Gli oggetti sono stati riconosciuti dal titolare della gioielleria e successivamente sequestrati.
Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha sottoscritto una proposta di legge che prevede l'istituzione di un osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro. Lo scopo è quello di porre in primo piano il diritto a un lavoro sicuro in un ambiente privo di rischi, barriere, discriminazioni e molestie, dove sussistano le condizioni per il benessere psicofisico, il rispetto della pari dignità e del trattamento sociale e salariale. Il tutto accompagnato da un rapporto da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno, con particolare attenzione su tematiche inerenti agli incidenti del lavoro, le malattie professionali, le situazioni di maggior rischio, i casi di discriminazione e di mobbing. L'industriale calzaturiero Diego Della Valle ha realizzato un nuovo campo sportivo in zona Brancadoro, a Casette d'Ete. Il progetto, desiderato da Della Valle, che partirà dalla prossima settimana, è quello di creare una connessione con il centro giovanile Casette, pensando alla cooperativa Era Futura come gestione dell'impianto sportivo per consentire ai ragazzini di fare i compiti nei locali del centro di Piazza Mazzini prima di andare ad allenarsi al campo Brancadoro. Si è tenuta ad Ostra la conferenza stampa sul progetto definitivo del ponte del Coppetto sulla strada statale 17. Vediamo il servizio. Allora, è terminata una fase 1, che è stata quella della ricostruzione delle somme urgenze che abbiamo concluso come provincia di Ancona pochi mesi fa. Passiamo appunto con la presentazione oggi del progetto definitivo del ponte sul Coppetto alla fase 2, quindi quella della ricostruzione tra virgolette pesante, quindi la ricostruzione vera e propria di infrastrutture viarie e non solo. Il ponte del Coppetto sicuramente è un punto simbolico, è importante perché è quella che dal punto di vista dell'infrastruttura dal punto di vista viario collega più comuni, quindi ha creato maggiori disagi la sua interruzione, perché ricade nel territorio del comune di Ostra, che purtroppo è uno dei territori che ha subito il maggior numero di vittime, tant'è che la progettazione anche da un punto di vista architettonico appunto in accordo con i progettisti ha voluto significare anche un senso di ricostruzione, di ripartenza di tutto quanto il territorio, e credo che insomma sia stato fatto un buon lavoro sotto questo aspetto. Un lavoro importante anche in tempi molto, molto rapidi, perché sui 18 interventi che avevamo fatto con strade e infrastrutture chiuse, già l'80% l'avevamo riaperto entro l'anno 2022. Un lavoro che appunto adesso prosegue anche con, oltre al Ponte Coppetto, con una serie di progettazioni che poi devono arrivare, ci auguriamo arrivino con l'inizio dei lavori entro l'anno per il Ponte di Tre Castelli. Noi pensiamo che entro il mese di ottobre, metà di ottobre, arriveremo alla progettazione esecutiva del Ponte del Coppetto, del Ponte di Tre Castelli e con una progettazione interna della ricostruzione della palestra del Corinaldesi a Senigallia. Per quanto riguarda la somma urgenza, credo che la differenza l'abbia fatta proprio questo, nel senso che noi non abbiamo atteso il finanziamento della struttura commissariale per partire con i lavori di, ripeto, messa in sicurezza e ripristino delle varie infrastrutture, ma essendo di nostra proprietà siamo partiti subito, e quindi questo ovviamente ci ha fatto guadagnare parecchi mesi. E invece gli interventi di ricostruzione ovviamente erano legati alla corresponsione da parte della struttura commissariale dei fondi necessari. Tenete conto che i primi fondi per la progettazione sono arrivati a maggio. Oggi ci ritroviamo a settembre con la presentazione del progetto definitivo, e dicevo, molto probabilmente insomma per la metà di ottobre avremo quello esecutivo in modo di andare a gara entro l'anno e fare l'aggiudicazione per iniziare immediatamente i lavori. È un passaggio fondamentale per tutti i territori, soprattutto quelli più colpiti, che hanno visto comunque un condizionamento della viabilità e della quotidianità, perché poi quando cambia la viabilità di prossimità cambia anche la quotidianità con dei servizi. Però era importante ed è importante correre verso la messa in sicurezza di questo territorio, e questa opera è la prima opera veramente importante che viene realizzata, mi permetto di dire, a un anno dagli eventi calamitosi, ma mi permetto di sottolineare a 8 mesi dagli stanziamenti del governo, perché poi le opere, per poter essere progettate e per poter essere realizzate, hanno bisogno delle risorse, e gli stanziamenti sono avvenuti, come tutti noi sappiamo, alla fine del mese di dicembre del 2022, quindi in 8 mesi c'è stato veramente
un grande impegno di tutte gli enti coinvolti, al commissario, alla provincia che è soggetto attuatore, i comuni che hanno dato il loro contributo e la struttura che poi hanno dato anche il via con i propri pareri positivi alla realizzazione e che porterà al cantiere. Un forte valore simbolico ma anche un forte valore pratico, mi permetto di dire che tante saranno le opere che saranno realizzate in questo territorio, tanti saranno gli interventi, tanti sono quelli che sono in corso e credo che insomma un impatto dove i 400 milioni stanziati dal governo Meloni, i 5 milioni stanziati dal governo Draghi e anche, mi permetto di sottolineare, i 30 milioni stanziati dalla giunta regionale iniziano a produrre effetti anche tangibili e visivi. Mercoledì 13 settembre alle ore 18 presso la sede dell'ASP Paolo Ricci a Civitanova Marche saranno presentati i percorsi di musicoterapia di gruppo. Si tratta di 10 incontri gratuiti dedicati a bambini da 4 a 10 anni organizzati e seguiti dai musicoterapeuti del team musicaterapico Paolo Romagnoli e Nicola Pallotto e coordinato dall'equipe dello sportello disabilità. Il progetto fa leva sulla totale accessibilità dell'esperienza sonoro-musicale e la musicoterapia è una forma terapeutica fondamentale nel lavoro con la fragilità e il disagio, poiché offre strumenti di espressione e regolazione delle proprie emozioni. Domenica 10 settembre la quarta prova del campionato italiano Trial 4x4 Federazione Italiana Fuoristrada sarà ospitata negli sterrati di campagna settempedani nella zona di Gaglianvecchio. L'appuntamento è organizzato dall'associazione Prima Ridotta Fuoristrada di San Severino Marche. Molti gli equipaggi provenienti da diverse regioni italiane. Ad accogliere il quartier generale della manifestazione sarà l'agriturismo La Collina dei Ciliegi. Alle ore 10 il via alle gare che si concluderanno con le premiazioni. Due competizioni nazionali di vela per il team dell'associazione sportiva Liberi nel Vento di Porto San Giorgio. Questo fine settimana è in programma la partecipazione all'edizione 2023 del campionato nazionale della classe ANSA 303 organizzato dalla Lega Navale di Chiavari e Lavagna e a fine mese al campionato italiano classi olimpiche manifestazione della Federazione Italiana Vela organizzata in Ancona dal consorzio Vela Ancona. Grazie al sostegno di vari sponsor, la Liberi nel Vento parteciperà anche ad altre manifestazioni sportive come Incanto per il Mondo e la Festa dello Sport di Porto San Giorgio. Il 9 e il 10 settembre si gioca il secondo torneo internazionale di calcio camminato Città di Fermo al Firmum Village con ingresso gratuito. Squadre da 5 regioni italiane e una rappresentativa dell'Ungheria per un totale di 43 incontri da due tempi di 15 minuti con girone all'italiana. A presentare il torneo nella giornata del 7 settembre i padroni di casa, ovvero gli atleti fermani della Manchester United, nonché organizzatori e l'assessore allo sport Alberto Scarfini. Appuntamento con Note in Libertà sabato 9 settembre dalle ore 21.15 in Piazza della Libertà a Monte Urano. L'evento musicale è organizzato dal premiato corpo bandistico Città di Monte Urano, in un comune in cui è radicata la tradizione musicale, dove si creano occasioni importanti e si dà impulso ad una scuola che forma giovani talenti. Dopo l'esibizione introduttiva del premiato corpo bandistico Città di Monte Urano, riflettori puntati sul corpo bandistico Città di Offida, diretto dal maestro Eldo Zazzetti, protagonista la musica che arriva da alcune tra le più note pellicole cinematografiche. Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima edizione.